Dottor Liutek, prego. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta il dottor Liutek. Sono il dottor Herbert Liutek. Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia? Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Riuscirà il dottore a trovare Marzia? Ah, sì. Ehi, ascoltate. Meglio così. Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Aia. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Meglio così. Grazie. Meglio così. Ispettore Edwards. Eh? Sono Herbert Liutek. Chi sei? Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato? No, no. Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente. No, e qui non ha chiamato nessuno. Marzia. Marzia. Marzia! Non ha chiamato nessuno. Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Non puoi mancare all'appuntamento. Ma ho trovato occupato per un bel po'. Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti. Meglio così. Va bene così. Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco. Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là. Meglio così. Meglio così. Chiamatemi spesso così. Ah, sì. Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare. Meglio così. Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo. Ah, sì. Hai capito? Meglio così. Ma che telefonata? Il dottor Liutek. Che telefonata è? Pronto? Sono il dottor Liutek. Che bello. Mi aveva chiamato. Io no. Ha detto che era urgente. Io. Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek. Ma io non lo conosco. Marzia! Sembra che non vi faccia piacere vedermi. No. Il dottor Liutek. Chi è Marzia? Pronto? Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Marzia! Sono il dottor Liutek. Adesso no. Vado in allora oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io. Ah sì. Oggi vado in caserma. Non posso mancare l'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek. Ma è a fanculo. Meglio così. Fanculo. Ma quella di meglio la così. E lei? Il dottor Liutek. Gulo. Pronto. Gazzella. Sono il dottor Liutek. Mannaggia. Se ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella c***a di tua madre. Iena! Iena! Sei una iena! Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mi aveva chiamato. Ah! Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi. Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso, no. E ti metto due dita nel culo, no. E ti lancio come una fionda, ti giuro sui morti, guarda. Ti sì. Meglio così. Mamma mia, bastardo! Ti cazzo in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo. E ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda, no. E figlio di tre troppole e cornuto stracchia! No. Bellissimo! Collerico! Che reaction folle! Voglio anch'io oggi andare in caserma a romperti il culo!